la ricerca è il motivo per cui mi sveglio la mattina. Una domanda che mi fanno spesso e che ogni tanto anch'io faccio a me stesso è come mai ho deciso di fare l'oncologo. Il cancro l'ho incontrato in famiglia, è stato diagnosticato a mio papà. Entrambi sapevamo che questa malattia prima o poi l'avrebbe portato via. Io premetto che con lui non avevo un rapporto facile e quindi paradossalmente questa malattia così devastante mi ha portato a confrontarmi con lui e a volergli bene. Oggi nel mio lavoro io sono sicurissimo che una parte di lui, che era anche un medico, c'è in quello che faccio tutti i giorni, quotidianamente. Grazie a un finanziamento di AIRC, dopo la specializzazione io ho avuto la possibilità di avere il mio primo contratto di lavoro. Oggi per me è veramente una gioia poter offrire questo ai miei colleghi più giovani. Siamo anche amici perché si condivide tutto. Il nostro progetto AIRC si rivolge a pazienti con un tumore dello stomaco, che ad oggi è una patologia che molto spesso, anzi troppo spesso, ha una prognosi, un'attesa di sopravvivenza sfavorevole e anche impatta negativamente sulla qualità di vita. È quanto mai fondamentale sviluppare nuovi approcci terapeutici e nuovi farmaci, e non bisogna mai dimenticare il ruolo della prevenzione di queste patologie. Per esempio penso all'alimentazione, a combattere l'obesità. Anche il fumo ha un impatto. La prevenzione è fondamentale anche la diagnosi precoce, perché diagnosticando tumori più piccoli, meno avanzati, chiaramente avremo delle percentuali di guarigione completa, di eradicazione della malattia sicuramente migliori. L'altra anima della nostra ricerca è la ricerca cosiddetta traslazionale, ovvero lo studio dei meccanismi di resistenza ai trattamenti con lo scopo di portarli il più rapidamente possibile ai pazienti. C'è un avanzamento continuo e la cosa che a me entusiasma tutti i giorni è il fatto che questo avanzamento non avviene solo in linea teorica, ma avviene proprio nei nostri ambulatori tutti i giorni. Chiaramente in questo momento è importante quindi continuare a sostenere AIRC esattamente e di più. E questi soldi finiscono direttamente nei nostri progetti di noi ricercatori. Io sono uno. Spero che ce ne siano veramente tanti altri dopo di me e insieme a me con cui possiamo sviluppare delle cure migliori in campo oncologico.